Buonasera, buonasera, benvenuti alla consueta appuntamento con Terzo Tempo Live, le 23 un minuto in diretta su Rete 8 Sport. Saluto e ringrazio intanto Alessandro Alberti, buonasera Alessandro, voi. Il nostro Fabio Ferraresi, buonasera. Tra poco buonasera ci collegheremo con il nostro inviato all'esterno del Benito Stirpe di Frosinone, Enrico Giancardi. 0-0 tra Frosinone e Pescara, dunque comincia con un pareggio l'avventura di Grassadonia sulla panchina biancazzurra. La Pescara è stato attento, ordinato, soprattutto ha tenuto bene il campo, ha blindato la fase di non possesso, la difesa che prendeva gol sistematicamente da 6 partite dopo l'1-0 di Reggio Emilia dello scorso 4 gennaio, tra l'altro ultima vittoria della Pescara in campionato, fa fatica a costruire gioco, attacco inconsistente. Questa è un po' la realtà che viene fuori dalla partita di Frosinone, però insomma è un punto che va valutato positivamente, soprattutto un augurio per Grassadonia, la situazione è senza dubbio complicata. Alessandro e Fabio. Ma guarda, il Pescara di questa sera ha fatto una partita pragmatica, Grassadonia ha rinunciato pronti via alle geometrie di Valdifiori per cercare di creare di più densità. Ti dico che a me ha fatto una buonissima impressione il Pescara di stasera, posto che ci sono delle difficoltà in fase offensiva croniche, quindi è un pareggio che vedo in modo positivo per il futuro. Allo stesso tempo c'ho anche rabbia, perché mi domando e dico quanti punti si potevano portare a casa, quantomeno quante partite si potevano non perdere, certo. Se ci fosse stata tutto sommato in tante partite la concentrazione di stasera, perché si è vista una squadra insomma pragmatica, compatta, con le problematiche che abbiamo sempre commentato in modo sereno. Però diciamo che la risposta c'è stata, adesso lui è il sesto allenatore in un anno, speriamo che, come è successo per chi l'ha preceduto Grassadonia, speriamo che in futuro la tensione rimanga alta e poi mi auguro che arrivi qualche trama in fase offensiva. Però questa sera devo dirti che sono soddisfatto del Pescara, e chiudo dicendo che la pochezza del Frosinone, a mio avviso, stasera è dettata anche da un'ottima gara giocata da Pescara. Devo essere onesto, sì, sì, e sincero, così come quando le cose... Pescara ordinato, attento, assolutamente, ha concesso poco o nulla, anzi la prima palla gol nitida della partita è stata proprio la muta, proprio la formazione di Grassadonia, quando è scivolato Brighenti, Odgaard che dir si voglia a seconda della pronuncia, si è trovato occhi negli occhi col portiere Bardi, gli ha tirato addosso, poi ha rischiato tantissimo proprio nei minuti finali in pieno recupero il Pescara con un'uscita di Fiorillo che credo sia scivolato in quella circostanza, comunque è stato un errore di Fiorillo e non ne ha approfittato Bolo. Caro Fabio, che ha giocato nel Francavilla, sì. L'ho scoperto proprio questa sera, non me lo ricordavo, era proprio lui, da gennaio a giugno 2019 in Serie D, 10 presenze, classe 98. Fabio, a te l'analisi. Sì, per tornare a questo ragazzo che ha giocato oggi nell'ultima parte di gara, fa piacere perché l'abbiamo cresciuto insieme al mister Rachini, gli siamo stati dietro. È un ragazzo che aveva qualità, doveva un po' disciplinarsi a livello tattico, però si vedeva che poteva fare qualcosa di importante e lo sta dimostrando, perché ho visto pure una partita del Frosinone qualche altro anticipo di 2-3 settimane fa e fece bene, partì dall'inizio e quindi siamo contenti. Poi in merito alla gara di stasera più o meno avete detto tutto voi, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che vedere giocare il Pescara nell'ultimo periodo non è sicuramente piacevolissimo, un po' ci si annoia, si crea pochissimo, si bada soprattutto alla fase difensiva, anche con questo nuovo allenatore credo che il trend che si è cercati di intraprendere sia quello di prima non prenderle. Io continuo a dire, magari smentendo... A te non piace questa difesa a tre. Smentendo quello che avete detto voi due, l'unica cosa che mi sento di dire è che con questo atteggiamento, con questo modo di interpretare le gare, stando lì in fondo alla classifica, è difficile uscirne fuori. E poi chiaramente vedremo quello che riuscirà a fare Grassadonia nelle ultime partite, però... Lasciare fuori giocatori con più talento, con più tecnica, non credo che alla lunga paghi. È vero che siamo stati compatti, abbiamo concesso pochissimo, anzi
Paradossalmente si poteva anche vincere questa partita perché Brighenti ci aveva fatto un bel regalo, però non è piacevole vedere la partita del Pescara, dai. Se vogliamo essere sinceri, un po' ci si annoia. Questo sì, non è che abbia fatto molto di più il Frosinone. È stata una brutta partita, una partita molto fisica, molto spigolosa. Allora, dovrebbe essere pronto all'esterno dello stadio Benito Stirpe di Frosinone il nostro inviato Enrico Giancarli. Non lo vedo ancora, ma credo che ci sia. Sì. Non c'è ancora. Sono le 23:07 minuti. Non so se è possibile dare uno sguardo alla classifica, però insomma si è giocato solo un incontro. L'anticipo della quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, 24esimo turno in questo torneo. Il Pescara lascia almeno per una notte l'ultimo posto della classifica, perché si porta a quota 18. Io purtroppo riesco a leggere male. Chiedo alla regia, non leggo bene, se possiamo anche accendere il monitor che è al mio fianco. Eccolo qui, allora, Pescara 18 punti, penultimo posto, Entella 17. Naturalmente il resto del programma tra domani e dopodomani. Anzi, vi ricordo le partite, Frosinone-Pescara questa sera 0-0, domani alle 14, Ascoli-Salernitana, Brescia-Cremonese, Cittadella-Reggiana, Venezia-Entella e Vicenza-Spalla, alle 16, Chievo-Monza, alle 18 Pisa Empoli, domenica 21 febbraio alle 15 Regina Pordenone, alle 21 il posticipo di fronte Lecce Cosenza, Lecce che sarà prossimo avversario del Pescara, ovvero tra 8 giorni, sabato tra 8 giorni alle 14 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Naturalmente ci sono altre 4 partite molto complicate per i biancazzurri. È riuscito il Pescara a superare questo ostacolo, è arrivato questo 0-0, ha blindato la difesa Grassadonia, un Pescara attento, compatto, abbiamo detto, che ha tenuto bene il campo, ha concesso poco o nulla agli avversari, ha avuto anche la prima palla gol nitida del match che non è stata sfruttata da Odgaard dopo un errore di Brighenti. Poi c'è stata un'altra opportunità dall'altra parte per Brighenti di testa, che ha ricevuto appunto ha raccolto un cross da destra di Salvi, palla di un soffio al lato, e poi nel finale c'è stato l'errore scivolato, non abbiamo capito bene, insomma, di Fiorillo in uscita, palla che è rimasta lì. È stato bravo anche Macin ad andare a disturbare Boloca in quel momento, e Boloca però si è divorato una clamorosa palla gol. Erano i minuti finali della partita, quasi all'ultimo respiro in realtà, perché eravamo in pieno recupero. Non so se fanno discutere le esclusioni di Valdifiori e Macin. Macin in realtà è entrato, però insomma ha dato ragione forse all'allenatore, perché non mi è sembrato ha dato ragione all'allenatore. Peraltro dice bene che Fabio, che vedere Pescara giocare oggi come oggi non è che ti faccia divertire. Ho evidenziato, io mi sono sentito di evidenziare che tutto sommato il cambio dell'allenatore ha dato una scossa sotto il profilo della voglia di portare a termine il risultato. Peraltro c'è un particolare, mi sembra che al 42esimo, al 43esimo del primo tempo, Fabio, ho visto Galano fare una rincorsa di 70 metri per andare a chiudere su chi stava crossando del Frosinone, quindi è indice del fatto che evidentemente qualche cosa sotto il profilo dell'orgoglio, quantomeno, questa nuova guida tecnica la abbia data. Macin mi ha deluso perché è un giocatore che è stato preso osannandone le qualità, le personalità, però ha tirato 2 punizioni da fenomeno quando doveva essere molto più concreto. Quindi a mio avviso bisogna anche far entrare nella testa di chi entra che qua ci si sta giocando, non so se il futuro del stesso della società, ma ci si sta giocando tantissimo. Quindi chiunque entra, anche se gioca 10 minuti, deve fare molto molto di più. Ecco, assolutamente. Per cui ti dico che ben arrivato a Grassenoni, e bravi anche i ragazzi che hanno giocato stasera. Sperando, diciamo che è un punto, mettiamola così, un punto di speranza. È un punto di speranza, ma io nel primo intervento ho sottolineato una cosa, ho detto non perdere 3-4 partite, non 10 partite, ti consentiva di essere a 23 punti. Quindi non è che c'era bisogno quest'anno di fare il calcio champagne. Ma figuriamoci all'inizio con 7 sconfitte e 9 partite. Una squadra quantomeno concreta, certo, con dei limiti conclamati, che comunque se non vince almeno non perde. Non so, sono assolutamente d'accordo con te, però Fabio torna sul fatto, non so se è già pronto Enrico, perché questa sera
C'è qualche ritardo, non ho capito. No, Massimo, perché sta lontano la postazione. Sta arrivando. Allora dobbiamo aspettare ancora qualche istante prima di collegarci col nostro inviato, Alessandro del Benito Stirpe di Frosinone, e probabilmente parlerà, anzi siamo sicuri che parlerà questa sera Gianluca Grassadonia in conferenza stampa. Fabio, a te non piace, abbiamo capito, insomma tu ti sei già espresso più volte su questo tema, la difesa a tre non ti accende, non accende la tua fantasia, però con la difesa a tre, ecco, se gli esterni fossero più propositivi magari potremmo vedere un Pescara più intraprendente. Anche questa sera purtroppo sono stati cercati poco i quinti, perché secondo te? Io mi sono espresso tantissime volte sulla difesa 3, ma non perché non mi piaccia o abbia qualcosa in contrario rispetto a questo modulo. Io dico che si può fare qualsiasi tipo di modulo purché si faccia in un certo modo, quindi bisogna essere un po' più intraprendenti, andare un po' più alti. Oggi Pescara l'ha fatto a tratti. Però rinunciare a priori ai giocatori più tecnici, più talentuosi, okay, Enrico, adesso a poche giornate dalla fine, mi sembra un azzardo per provare a salvarsi. Ti riferisci quindi a Macin, eh? A Valdifiori, a Maestro, giocatori che possono incidere, anche perché De Sena e Tabanelli, io da quando sono arrivati non li ho visti mai fare la differenza. Sono d'accordo. Nel momento in cui tu prendi due giocatori a gennaio che sulla carta dovrebbero darti una mano e poi però nonostante gli hai dato la possibilità più di una volta non hanno fatto mai la differenza, allora cercherei di prediligere altri tipi di giocatori che magari si possono accendere da un momento all'altro, che magari sono un po' più discontini, un po' meno tattici, un po' meno ordinati, che però in questo momento dell'anno con una loro giocata tu puoi vincere una partita che ti permette di uscire un po' dall'ultima posizione. Soprattutto da una delle due mezzali, soprattutto Tabanelli che ha queste capacità, ti aspetti che detti il passaggio, che attacchi lo spazio e la profondità, invece questo oggi non si è visto. Penso che la squadra abbia avuto l'atteggiamento giusto, sia nervoso che mentale, soprattutto quello che mi è piaciuto, ha avuto la sfrontatezza di provare a giocare. In settimana la squadra ha lavorato bene, ha cercato, ripeto, di provare a fare quello che abbiamo provato durante la settimana. Ci sono tantissimi meccanismi che vanno chiaramente migliorati, molti non li abbiamo proprio toccati per mancanza di tempo, però la risposta che cercavo dalla squadra l'ho avuta ed è stata molto forte. Posso? No? Vai. Buonasera mister, Luca Cilli, Sport Italia, buonasera e in bocca al lupo per questa sua nuova avventura professionale con il Pescara. Mister, una domanda molto secca, come può fare questa squadra per provare a vincere qualche partita? Questa sera ha giocato molto bene dal punto di vista dell'organizzazione, concesso il minimo sindacale ad una squadra forte come il Frosinone, ma come si può riuscire a vincere, soprattutto lì davanti? Anche questa sera Odgaard ha mostrato dei limiti sotto porta, ecco, come si può cercare di conquistare un successo? E le è piaciuto l'atteggiamento di Machine quando è entrato in campo? La ringrazio. Allora, lavorando e cercando di fare il massimo in ogni seduta di allenamento, cercando di migliorare i ragazzi che hanno la testa per poter fare le cose in un certo modo. E il discorso di Machine è un discorso in generale. Insomma, io voglio, tra virgolette, soldati, voglio gente che sposa la causa, che crede in questo percorso e che sputi l'anima, seguendo quelle che sono le direttive mie e dello staff. Non mi piace soffermarmi solo su un calciatore, lei mi ha fatto il nome di Machine, ma questo è un discorso che vale in generale. Chi non rispetta queste regole, chi è fuori dal coro, è fuori da ogni tipo di discorso. Insomma, io penso che le chiacchiere ormai stanno a zero, bisogna lavorare sodo. Ripeto, mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento della squadra, la personalità, la voglia di leggere, quella che ci deve portare avanti e cercare di fare i più punti possibili. Grazie mister. Senta mister, buonasera, Massimo Profeta, Rete 8 Sport. Io sono d'accordo, insomma ha cercato di blindare la fase di non possesso della Pescara che prendeva gol sistematicamente da 6 partite. Ecco, probabilmente bisogna migliorare, anzi senza probabilmente, la fase di costruzione. Oggi ha fatto un po' fatica a costruire il gioco della Pescara.
Ecco, ma l'idea con questo 3-5-2, non so se continuerà a lavorare su questo sistema di gioco, è di cercare di più i quinti per rendere un po' più intraprendente questa squadra. Ma è un discorso complesso per quanto riguarda la fase di possesso palla, perché bisogna lavorare su tutti i settori, insomma. Un modulo preciso, io penso a recuperare calciatori che ci possono dare qualche possibilità in più anche da un punto di vista tattico e magari di avere un vestito diverso, insomma. Questa è una squadra che ha all'interno dell'organico giocatori forti di qualità, e poi sta a noi cercare di trovare il progetto migliore. Ripeto, partiamo da questa partita, partiamo da questa voglia dei ragazzi di tirare sulla testa, e poi ci aspetta una dura settimana di lavoro dove dobbiamo andare a lavorare sulle cose che sono state fatte bene e su quelle che vedremo in settimana potevamo e dovevamo far meglio. Buonasera mister, Andrea Costantini, TV6. Intanto, come mai la scelta di Busellato in regia al posto di Valdifiori? E poi nel secondo tempo a tratti, almeno a tratti, si è vista una squadra che ha avuto anche del coraggio nel cercare di fare la partita con tutti i limiti del caso, quel coraggio che serve per cercare poi di salvarsi. Io penso che anche al primo tempo, insomma, la squadra ha cercato di giocare, mi è piaciuto che ha voluto rischiare, e se avessimo perso palla ci potevano imbucare perché eravamo completamente aperti, e da qui bisogna ripartire. Ripeto, in 4 giorni quello che abbiamo provato, la squadra ha provato a farlo, a volte bene, a volte meno bene, ma teniamo conto che ci sono anche degli avversari di qualità e di valore, e penso che Fiorillo oggi non abbia effettuato neanche una parata. Dispiace per l'occasione importante che abbiamo avuto, dovevamo essere più cattivi, più cinici su altre situazioni dove la finalizzazione doveva essere diversa, soprattutto sull'ultimo passaggio. Però insomma ripartiamo con grande entusiasmo. Per quanto riguarda la scelta di Busellato, mi serviva un centrocampo con quelle caratteristiche, ho detto ai giocatori che saranno tutti fondamentali da qui alla fine, chiaramente quelli che mi daranno gli input giusti. Buonasera mister, Valerio De Carolis, forzapescara.com, benvenuto, in bocca al lupo per questo impegno importante. Le chiedo, siccome sono d'accordo, il Pescara ha provato anche a giocarla, e questo forse il passo più importante, cioè non aspettare solamente, non subire, cosa che abbiamo visto con il suo predecessore, una squadra devota solamente ad aspettare dietro, invece lei prova anche a costruire, perché non si può solamente subire. Ma io ho un mio motto, insomma, chi sa fa, chi non sa spera. Noi non possiamo sperare, noi dobbiamo cercare di determinare, insomma, con quello che faremo durante la settimana, per cercare di vincere le partite, per accorciare la classifica e spingere forte sull'acceleratore, insomma, senza tanti giri di parole. Premio il coraggio dei ragazzi, premio la volontà dei ragazzi, premio la cattiveria dei ragazzi, e questo deve essere un punto di partenza che deve dare fiducia alla squadra, ma la squadra stasera ha avuto grande personalità. Mister, buonasera, Francesco Paolo Salviani, Delfino News. Quanto è soddisfatto di questo punto e quanto invece è rammaricato per occasioni non solo individuali ma anche di squadra non sfruttate contro un Frosinone che forse non era questa corazzata come sembrava sulla carta? Ma sono soddisfatto della prestazione, è chiaro che il punto mi amareggia, perché poi, ripeto, l'occasione più importante, l'occasione più bella l'abbiamo avuta noi, al secondo tempo non abbiamo finalizzato delle azioni che magari avevano bisogno di un passaggio migliore, a volte di minore egoismo in qualche zona di campo, insomma. Però si riparte con forza, con entusiasmo, e domenica riprenderemo a lavorare per preparare la partita di sabato. Posto? No, volevo fare una domanda a Grassadonia.
se era possibile. Vai, Massimo, l'ultima chiudere che abbiamo problemi. Vai. Sì, velocemente, io volevo chiedere, Grassone, è chiaro che lei non ha la bacchetta magica e quindi ha fatto benissimo a fare questo tipo di partita e sono d'accordo con tutto quello che ha asserito poc'anzi. Il problema del Pescara è che lì in mezzo al campo ci sono troppi giocatori che giocano palla addosso, portano palla. Come si può eliminare questo difetto, secondo lei? Dobbiamo fare dei movimenti diversi con il resto della squadra, perché se avete visto, insomma, il Frosinone accettava la parità numerica dietro e dovevamo sfruttare meglio le situazioni di uno contro uno con gli attaccanti. Però, ripeto, su tanti tasti non ci siamo arrivati ancora, ci siamo fossilizzati principalmente su alcuni concetti di gioco e la settimana prossima ci servirà per ottimizzare il lavoro che è ancora tanto lungo. Però la base di partenza che mi interessava era quella soprattutto caratteriale e di personalità che provare a fare. Posto? Perfetto, grazie. Grazie, grazie. Grazie a Gianluca Grassadoni, in bocca al lupo naturalmente. Buonasera. Bocca al lupo naturalmente al neotecnico biancazzurro. La base di partenza che mi interessava era appunto l'aspetto caratteriale. Questa è un po' la sintesi del pensiero di Grassadonia. L'atteggiamento mi è piaciuto, mi è piaciuta la personalità, c'è anche l'idea di costruire il gioco dal basso. È chiaro che serve tempo. Le vostre valutazioni, cominciamo da Fabio. Fabio. Beh, è chiaro che è un allenatore che subentra in questa situazione e strappa un punto importante fuori casa contro il Frosinone, non può che essere contento. Ecco, allora, no, scusami, perché giustamente c'era Enrico Giancarli che mi aspettava all'esterno dello stadio Benito Stirpe. Scusa Enrico, però purtroppo c'era Grassadonia in diretta. A te la linea, non so se hai sentito anche le dichiarazioni rilasciate dal tecnico biancazzurro. No, l'audio si sentiva male, io le dichiarazioni di Grassadonia, solo la parte finale siamo riusciti ad ascoltare. Io volevo esprimere un po' quella che era la mia opinione della partita vista dal vivo di questo Pescara. Intanto un saluto a te Massimo, agli amici Fabio e Alessandro che sono ciao, Enrico. In studio, ciao, buonasera. Io ho visto un Pescara, diciamo, convincente per tanti minuti del match, un Pescara che ha avuto l'unica vera palla gol della partita, se si esclude quell'uscita un po' vuoto di Fiorillo del finale, soprattutto sia con Galano che con Capone in quella fase centrale del secondo tempo, mi stava dando la sensazione che la partita poteva anche provare a vincerla. A me è piaciuto molto Busellato, sia in fase di interdizione, dove non ha sbagliato praticamente nulla, ma anche per come ha saputo tenere alta la squadra. Sentivo Massimo prima il tuo commento, sono d'accordo con te perché mi sarei aspettato rispetto alle precedenti gestioni Bellanova e Masciangelo più propositivi, più in fase offensiva, mentre hanno fatto un po' fatica. Per esempio a destra De Sena nel secondo tempo è cresciuto molto, soprattutto come gamba, come inserimenti, lì mi sarei aspettato un Bellanova più propositivo. Di sicuro quello di oggi è stato un Pescara diverso rispetto alle ultime uscite, un primo mattoncino, lo abbiamo definito, verso la costruzione di un palazzo chiamato Salvezza, che è un palazzo duro da costruire, però adesso occorre anche la fase offensiva, perché questa sera di fase offensiva non abbiamo visto praticamente nulla. Io racconto brevemente la cronaca della partita, perché nel primo tempo sostanzialmente portieri inoperosi da una parte e dall'altra, solo una smanacciata di Fiorillo in angolo su un tentativo dalla distanza con il destro da parte di Iemmello. Nella ripresa invece l'occasionissima biancazzurra, perché è andato in pressione Odegaard su Briganti, gli ha fatto perdere il pallone, è andata tu per tu con Bardi ed è stato però bravo il portiere del Frosinone. Io vi sento. Ah, ecco, vai, vai. No, ti avevamo perso per un attimo. Molto bravo il portiere del Frosinone, poi Pescara convincente, non ha concesso praticamente nulla al Frosinone, solo nel finale Bolocca sull'uscita di Fiorillo ha creato qualche problema di troppo. Finisce però 0-0. Perché ho accelerato? Perché c'è il direttore Bocchetti. Prego direttore, può venire in postazione qui con noi per raccontare questo esordio di Grassadonia. Quanto siete contenti? Abbiamo fatto, buonasera a tutti innanzitutto, abbiamo fatto una buona prestazione, con un po' di coraggio in più si poteva portare a casa qualcosa in più, però l'allenatore è venuto da una settimana, quindi ha preparato la partita in un altro modo.
dobbiamo che senso? Avere, nel senso, volevamo alzarsi un pochettino di più, andare a pensare un po' di più, volevamo creare qualcosa in più. Ci siamo abbassati, soprattutto nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, e non era quello che volevo, però capisco la squadra che in questo momento qua hanno poca fiducia, però abbiamo bisogno in questo momento qua di alzare un attimino il ritmo, alzare un pochettino di la squadra di 10 metri, perché poi è lungo a fare gol. Ti chiedo una cosa, direttore, che cosa significa venire a Frosinone e non aver concesso praticamente nulla se non quel piccolo infortunio di Fiorillo al 47esimo? Sì, sì, non posso essere contento, perché noi dobbiamo vincere le partite, abbiamo bisogno di punti, solo per questo c'è questo rammarico qua, perché con un pochettino di coraggio in più oggi potevamo fare qualcosa di diverso, però la squadra ha giocato, ha lottato, ha sofferto, ha saputo soffrire bene. Peccato per Odegaard quel gol, perché altrimenti stiamo parlando di altre cose. Chiedo come stanno gli indisponibili, gli infortunati, se ci puoi fare un attimo il punto, o cominciare da Memushai, Giannetti, tutti quanti. Memushai adesso viene da 20 giorni di Covid, quindi adesso sta bene. Clinicamente guarito? Clinicamente guarito, sì, sì. Quindi deve fare le ultime visite e poi dopo può fare tutto. Giannetti penso sia disponibile già dalla partita prossima, come dobbiamo verificare adesso le condizioni di Sorensen. Riccardi penso che rientrerà, Balzano rientra dalla squalifica. Penso che Rigoni ha avuto una brutta botta alla caviglia che se la porta indietro da un paio di settimane, come Seter. Drudi cosa si è fatto e poi Seter? No, Drudi era tanto che non giocava, quindi è arrivato al 60-65esimo, mi sa che è uscito. Seter ha avuto due distorsioni in due partite diverse, quindi per adesso l'abbiamo tenuto a riposo, perché il ragazzo sta giocando con delle infiltrazioni, quindi abbiamo cercato di dargli una partita in più per tenerlo disponibile al 100% sabato. Prima di fare una domanda da studio e di lasciare il direttore Bocchetti, volevo l'ultima da parte mia, visto che non se ne è parlato, da parte non ci sono state, diciamo, dichiarazioni da parte dei dirigenti, la scelta di Grassadonia, che chiaramente Bocchetti conosceva molto bene i tempi della Paganese. Perché volevamo un allenatore che avesse delle idee chiare, delle idee propositive. Lui gioca sempre per cercare di vincere la partita, e noi in questo momento qua abbiamo bisogno di un allenatore che ci dia un pochettino di coraggio in più, ma non perché gli altri non ci hanno dato, però in questo momento qua abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Mi scusate che io ho lavorato sia con Sottil l'anno scorso e sia con Grassadonia che abbiamo preso quest'anno, conosco i due tecnici e penso che ci possono dare qualcosa in più, però poi gli attori principali sono i giocatori, che devono interpretare quello che chiede il mister. Dobbiamo avere un pochettino più di coraggio, però è un punto che un buon punto di partenza, sì. Massimo, se hai una domanda per Bocchetti, riferisco io che non ha l'auricolare. No, io sono d'accordo, sì, il coraggio, d'accordo, bisogna alzare la squadra di credo 10 metri, mi sembra di aver sentito, comunque bisognerebbe sì. Alzare il baricentro, però l'attacco è quello che è, Antonio, cioè insomma, attacco solo con Odegaard. Mi giustamente sembra... dice Massimo Profeta da studio, è vero che bisogna alzare la squadra come dicevi poco fa, però l'attacco è un po' limitato solo con Odegaard. Ho detto, avevamo preparato la partita in modo diverso, c'è anche la bravura degli avversari che ti mettono comunque in condizioni di non alzarsi un po' di più. Non male che le due mezzale devono stare un po' più a supporto della coppia Galano-Odegaard, con uno dei quinti che si doveva buttare sempre. Non c'è riuscito, anche per bravura del Frosinone. Non dimentichiamoci che hanno una squadra forte che lavora da due anni insieme. E che grandi qualità. E che grandi qualità. L'ultima, e salutiamo Bocchetti, su Machin. Un atteggiamento non come gli altri in campo, visto un po' leggero? È una solo una mia sensazione, oppure l'ha captata anche Bocchetti? Ma forse qualcuno non sta capendo in che condizioni siamo. Quindi... se non hanno capito, è il momento di fargli capire. Chiaro e preciso. Grazie al direttore del Pescara, Antonio Bocchetti, che ringrazio per le sue dichiarazioni che ci ha rilasciato qui all'esterno dello stadio Stirpe. Massimo, se ha altre considerazioni, a disposizione.
Eccoci qui, allora 23:34, dobbiamo tornare allo stadio Benito Stirpe di Frosinone dal nostro Enrico Giancarli. Parole importanti pronunciate dalla DS Bocchetti. Bocchetti ha ragione, bisogna essere un po' più propositivi con gli esterni, d'accordo con le mezze ali, perché nessuna delle due detta il passaggio, nessuno attacca la profondità, quindi ci sono dei problemi, perché poi è chiaro che a Odgaard non puoi da Odgaard pretendere chissà che cosa, se Odgaard non viene sostenuto e supportato. Tra l'altro era circondato da tre centrali, Galano si abbassava spesso e quindi era praticamente solo, abbandonato al suo triste destino. Mi pare che non potesse essere così pericoloso il Pescara, però buona la prima per Grassadonia. Enrico, la sintetizziamo così, perché comunque ha blindato la fase di non possesso, ha blindato la difesa, ha concesso poco o nulla al Frosinone, che è una squadra comunque di alto rango, anche se tutt'altro che irresistibile, soprattutto in casa, visto che non vince in casa dal 5 dicembre. Enrico. Assolutamente Massimo, io sono rimasto sorpreso dalle parole di Bocchetti, ti dico, perché ha detto avevamo preparato un altro tipo di partita, quindi era un po' deluso, un po' arrabbiato, mi è sembrato il direttore, voleva una squadra forse più alta, più propositiva. Poi il discorso delle mezzali lo hai ribadito tu, anche se nel secondo tempo a me De Sena non è affatto dispiaciuto, lì mi aspettavo, come avevo detto prima, un Bellanova più propositivo. Poi le parole fortissime, vorrei un po' un commento in studio prima di salutarvi qui dall'esterno dello Stirpe su Machine. Bocchetti ha detto testuali parole, deve capire in che condizioni siamo, come dire, si deve dare una svegliata. Credo di averle interpretate così. Voi sì, ha detto però così, Machine forse non sta capendo il momento che si vive, insomma. Ma le avevamo commentate, forse tu se non hai ascoltato l'audio, ha tirato due punizioni da prenderlo a schiaffi, perché non puoi tu avere due calci da fermo, giocarli come se stessi al mare giocando sulla sabbia. Qua si sta giocando il destino, si sta giocando il destino di un'intera città, di un'intera regione, e lo stesso Bocchetti è uno dei dirigenti come gli altri che viene preso di mira dalla critica. Io credo invece, posto che tutto ciò che è stato detto tecnicamente, tatticamente questa sera, sia da Massimo che da te, che da Bocchetti, che da Fabio Ferraresi, come mio famiglio, è sacrosanto, io una riflessione che voglio fare è che oggi come oggi il mercato è finito, non ci sono più prove d'appello. Tutto sommato un esordio del genere lo avrei sottoscritto del nuovo allenatore, e mi sembra che sia stato anche onesto nel dire che ha bisogno di lavorare con questo organico. Io non pensavo che in 5 giorni Grassadonia potesse stravolgere una squadra che ha dimostrato delle carenze. Credo che oltre al fatto dei quinti che si devono alzare o quant'altro, credo che lui in questo momento debba cercare di fare gruppo. Io non credo che il Pescara da oggi alla fine farà un calcio molto diverso da quello che abbiamo visto, però mi auguro che sia un calcio concreto. Fabio? No, io non voglio fare assolutamente il bastian contrario, perché sennò sembra che siamo qua soltanto a criticare. Io dico che l'imprinting che ha dato questo nuovo mister credo che sia abbastanza chiaro ed evidente. Ha fatto capire che i giocatori di talento possono avere tecnica e fantasia, ma non basta, e su questo gli posso anche dare ragione, perché poi l'atteggiamento, il modo di stare in campo e la voglia di rincorrere sono indispensabili. Però quando un allenatore arriva a Pescara e fa giocare play busellato, secondo me ti fa capire tantissime cose, che un allenatore forse anche peggio di Breda sotto certi punti di vista. Io sono sempre diretto e schietto, Massimo lo sai, e per me ci vogliono giocatori tecnici, giocatori di talento, giocatori di qualità. Siccome il Pescara qualcuno, i dirigenti e la società lo hanno comprato, credo che sia il caso che giochino, questo penso io. Poi che Busellato debba giocare, l'abbiamo detto anche l'altra volta, che sia un giocatore indispensabile, siamo d'accordo, però Busellato play fa capire che la partita del Pescara sia una partita su, certo, lanci in avanti, perché hai un attaccante di struttura a accorciare, come ha detto il mister, vuole alzare la squadra di 10-15 metri e lui sicuramente ha l'atteggiamento e la gamba per farlo.
però poi devi fare qualcosa di diverso, almeno non nella prima costruzione se non vuoi costruire, ma almeno sullo sviluppo quando riconquisti qualche pallone nella metà campo avversaria, e io oggi non ho visto niente di tutto ciò. L'analisi che ha fatto lui a me non è piaciuta, perché addirittura diceva che forse il Pescara meritava di vincere, quando in realtà l'unica occasione che ha creato è stata per una disattenzione del difensore di Frosinone, ma va bene, ci sta, a un buon punto. L'analisi di Bocchetti secondo me è stata un po' più lucida, perché ha riconosciuto che nonostante le aspettative fossero diverse, oggi la partita non è stata fatta per quello che si era preparato, perché sì. Se poi vai a vedere la partita di oggi, io l'ho vista perché devo venire qua a commentare, perché faccio parte di questa famiglia, sto con te, ma se non dovevo venire qua a fine primo tempo mi addormentavo, Massimo, dico la verità. Sempre schietto e sincero, ma è giusto che sia così, Fabio, perché effettivamente non è stata una gran partita, una partita molto spigolosa, molto maschia, molto fisica. Enrico. Sì, per chiudere, Massimo, prima di salutarvi io volevo anche sottolineare un altro aspetto della partita, perché è vero l'occasione che avete detto di Odegaard è clamorosa, per carità, con l'errore di Brighenti che è scivolato. Però Odegaard qualche minuto più tardi ha fatto una giocata davvero importante sull'out di sinistra e ha messo una palla sul secondo palo, dove è arrivato con un attimo di ritardo Dessena. La prova di Odegaard non è affatto negativa, secondo il mio punto di vista. È chiaro che ha bisogno di più rifornimenti. Il Pescara, come diceva giustamente Fabio Ferraresi e come ha detto Bocchetti, deve essere anche più alto. Però io voglio anche farvi notare quanto il Pescara abbia provato con qualche spunto anche a rivitalizzare un po' la partita con Cristian Capone, che secondo me potrebbe essere anche un po' un valore aggiunto in questi ultimi mesi di campionato, perché per carità lo scorso anno ha fatto malissimo, 2 anni fa ha fatto malissimo, all'inizio di questa stagione non si è notato, ma è pur sempre un giocatore su cui l'Atalanta ha puntato tanto, della nazionale, della nostre nazionali giovanili, e secondo me qualche buono spunto l'ho fatto vedere. Ma si deve dare una mossa, perché se no, stavo proprio finendo così. Se decide di darsi una mossa, Capone ha i numeri per dare quella qualità in più a quel reparto offensivo che, come dicevi giustamente tu, Massimo, è stata poca cosa, inutile girarci. Beh, insomma, abbiamo un attacco, purtroppo il dato di fatto è inconfutabile, l'attacco inconsistente. Non ci sono. Poco già... ha detto microfoni spenti Bocchetti che Setter questa sera poteva anche provare a giocare 10 minuti, hanno preferito tenerlo a casa per averlo pronto contro il Lecce. Si rivedrà anche Giannetti. Capone l'ho visto finalmente con lo spirito giusto, vediamo se si riesce anche a fare qualcosina in più con la qualità offensiva. Però io qualche segnale, come diceva Alessandro in apertura di trasmissione, l'ho visto questa sera, qualche segnale diverso. E a me, anche se adesso Fabio Ferraresi si arrabbierà, non è dispiaciuta la prestazione di Busellato, perché comunque ha dato sicurezza e ha dato anche... Dimmi Massimo, scusami. No, è giusto quello che dici tu, però è chiaro che la scelta, quando Fabio, è chiaro che è un modo diverso di intendere, la visione diversa di intendere il calcio, è chiaro che quando metti Busellato davanti alla difesa, La missione è chiara, è evidente, no? Devi cercare di mettere un Frangiflutti davanti al reparto arretrato che faccia legna, che magari non ti garantisce Valdifiori, sicuramente hai meno costruzione, hai meno linearità nel gioco, però hai più carattere, più temperamento, più gamba, più dinamismo. Quindi io penso che Grassadonia abbia fatto questa scelta proprio perché intanto non la voleva perdere. E credo che sia anche comprensibile, perché tu cominci un'avventura, è difficile, già è difficile e complicata di suo, tu cerchi di non prendere gol, ma mi sembra assolutamente scontato, un po' quello che era successo Enrico a Breda quando ha cominciato la sua avventura ad Ascoli. Ad Ascoli avevamo visto un'ottima fase di non possesso, tra l'altro l'hai anche vinta, certo, avversario completamente diverso dal Frosinone, in grave difficoltà, però è quello il, diciamo, l'obiettivo, no? È quella la missione. Però io, proprio per finire il discorso su Busellato, io dicevo, mi è piaciuto molto Busellato in quella posizione, mi sarei aspettato di più, proprio per giustificare la scelta di Grassadonia di Busellato in quella posizione, da Tabanelli. Ma infatti è quello il punto è quello, esatto, che tu hai... Io mi sarei aspettato un Tabanelli più sulla linea di Galano, una sorta di 3-4-2-1, sarei aspettato più propositivo. Ma non è tanto la posizione, Enrico, il problema è che i centrocampisti del Pescara giocano tutti palla addosso.
problema di fondo del centrocampo del Pescara è questo: non c'è nessuno che attacca la profondità, lo spazio, nessuno che detta il passaggio, purtroppo sono molto fermi e quindi poi è chiaro che anche l'attacco, la manovra offensiva ne risente, perché Odgar, poverino, era circondato da tre avversari, Galano si abbassava troppo spesso, lo sappiamo che Galano quando non riesce a giocare tanti palloni viene dietro per ricevere palla e cercare di rendersi utile, però Galano deve stare soprattutto in appoggio alla prima punta. Alessandro e Fabio. Sì, no, ma guardate, voi state tutti dicendo delle cose assolutamente condivisibili. C'è a mio avviso però un dato significativo, che è questo, cioè questo è un allenatore che è arrivato che è stato chiamato per salvare una barca che sta affondando, che sta facendo acqua sotto da tutti i punti di vista, perché Pescara ha la peggior difesa del campionato. Sì, ma non è in discussione. No, aspetta, però Alessandro, non stiamo mettendo, io almeno dal mio punto di vista, io non sto mettendo in discussione Grassadoni. Però se vogliamo dire che prima non c'era nulla, le ultime sei partite non c'è stato nulla, esatto. Pescara si è spento, ma senza i 12 punti da Gessone Breda, esatto, non ti potevi neanche sperare di salvarti. Allora, cioè, questo che sia chiaro. Allora, io credo che dopo la partita di oggi, per quello che possa essere il mio parere condivisibile o meno, credo che questo allenatore abbia un'idea di gioco che in questo momento non riesce per tanti motivi a sviluppare. Ma perché è appena arrivato. Allora credo che se io fossi stato chiamato alla guida del Pescara oggi a Frosinone, ti dico candidamente che avrei cercato di fare la stessa identica partita. Per cui per questo motivo mi sento solidale. Assolutamente. Ed d'accordo. È pur vero che da qui alla fine tu le partite devi provare a vincerle. Per cui io mi riserverei alle prossime puntate di avere un quadro un po' ma più chiaro. Sì, e credo, aspetta, scusami, fammi finire, credo che sia anche un aspetto anche psicologico, perché io penso che qualche trama, se la squadra dovesse acquisire un po' più di serenità, qualche trama secondo me può venire fuori. Io pensavo che negli ultimi 15 minuti, con le sostituzioni, questa partita si potesse provare a vincere. Perché? Perché è pur vero che Busellato non avrà la tecnica di fargli, ma è anche vero che Frosinone centralmente ha fatto poco e niente. C'era sempre questa palla che girava sugli esterni. Io pensavo che con le sostituzioni, pensavo che anche con l'ingresso di Machin qualcosina in più si potesse avere. Ed è per questo che sono molto rammaricati, perché le parole di Bocchetti stanno a testimoniare che se tu non giochi e giochi l'ultimo quarto d'ora devi entrare col sangue agli occhi. Perché se no torniamo sempre al discorso che si è fatto con le ultime cinque guide tecniche, così non possiamo continuare. Assolutamente. Fabio, e poi saluteremo Enrico. No, vabbè, ma voi dite tutte cose giuste, io però tornando alle dichiarazioni del mister Grassadonia... Cioè, ecco, giusto per essere ancora più chiaro, ma tu sei stato chiarissimo, tu ti aspettavi oggi, pronti via, prima partita di Grassadonia, un'impronta più offensiva. No, non voglio dire questo, ci sta quando un allenatore arrivi dopo un periodo negativo e voglia non perdere, però io non lo so, mi ricordo Sottil l'anno scorso e io faccio sempre il paragone con lui, perché purtroppo nell'ultimo anno siamo stati deficitari come guide tecniche e ne abbiamo cambiate tante. La cosa che mi ha sorpreso di lui in così poco tempo è stata l'empatia che riuscì a creare col gruppo. Sì, è vero. Nelle dichiarazioni di Grassadonia io già noto qualcosa che dal mio punto di vista non ci farà salvare, ma non lo dico perché sono negativo, lo dico perché secondo me è un allenatore che non sa, non riesce a cogliere il momento e capire la gestione di un gruppo con dei giocatori comunque importanti. Il momento in cui lui già dice qua o ci si mette a regime, si fa quello che dico io o si sta fuori, vuol dire che in questi giorni, non lo so, io se fossi subentrato, parlo per me, faccio un esempio di quello che avrei fatto io, se fossi subentrato al posto di Breda avrei sicuramente cercato di parlare con i giocatori che penso mi possano far salvare la squadra. E io credo che lui già sia andato allo scontro, non lo so, sto dicendo forse una cavolata, io credo che lui già sia andato allo scontro con Machin, da quello che ha detto, sicuramente saranno già pizzicati. Invece era già capito ieri dalle dichiarazioni pregare. Io allenatore arrivo a Pescara, c'ho Machin, Maestro, Valdifiori, Galano,
sono loro che forse mi fanno salvare, non sarò sicuramente io giocando 3-4-1-2, 4-3-3, 5. Quello che dici ha un io po' di questo verità, penso, no, ti Massimo. Dico perché, e poi volevo coinvolgere anche Enrico. Enrico, proprio ieri nella conferenza pre-gara di Grassadonia, infatti io ho avuto qualche dubbio che potesse giocare dall'inizio Macine, non mi sbagliavo, poi l'abbiamo messo in formazione perché abbiamo detto tutti quanti, però insomma Macine fuori ci sembra strano, però ieri ha detto una cosa importante Enrico Grassadonia, ha detto nel calcio non basta il talento, bisogna anche correre, spendersi per i compagni di squadra. Ma io credo che le parole di Bocchetti siano proprio lo specchio della situazione Macine, perché c'è tensione, come diceva Ferraresi, mi auguro non nella dimensione che ha descritto Fabio in studio, anche riferita magari a Valdifiori e altri giocatori di talento. Mi auguro solo che sia una frizione risolvibile in settimana, perché il Pescara ha bisogno del talento per tirarsi fuori. Sì, sì, no, assolutamente, l'ho detto e risottolineato ogni volta che ho avuto la parola questa sera. Piuttosto la cosa su cui mi vorrei soffermare, non so se deve aggiungere qualcosa Fabio, chiedo espressamente a Fabio, siccome più volte ti ho sentito dire, e lo condivido anche io, che tutto sommato sono i giocatori di maggior qualità, che sono quelli che probabilmente ti devono far fare il salto di categoria. Però non ci dimentichiamo che se Grassadonia è il terzo allenatore di questa stagione, probabilmente c'è qualcuno che non ha dato per quello che doveva dare. Quindi io credo che un atteggiamento intransigente in questo momento sia dovuto. Si è dovuto, perché tu devi salvare il salvabile. Se c'hai un giocatore di qualità che non ti dà per quello che ti può dare, se atteggiamenti da fenomeno, deve essere messo in disparte. Ma soprattutto perché ma deve essere dato un esempio. Secondo me, se Grassadonia c'ha il coraggio di agire così come mi sto esprimendo io credo che forse non Pescara non si salverà, ma almeno almeno finirà il campionato con un po' di dignità. Perché a mio avviso troppo spesso si è stato magnanimi nei confronti dei giocatori. Quindi adesso chi non vuole sposare il progetto, allora era stato contestato Oddo, anche Breda ha avuto segni di insofferenza più di una volta, e qualche volta io ho saputo anche che durante l'allenamento si è inalberato con qualche giocatore. Adesso basta. Adesso certo. Se i giocatori non sono disponibili al sacrificio per la squadra, devono essere messi fuori. Ma non gli si deve dare nemmeno una prova d'appello, perché hanno avuto un anno e mezzo per poter dimostrare qualcosa. Se non hanno attaccamento alla maglia e pensano solamente ai fatti loro, nel Pescara non devono giocare. Questo basta. È poco ma sicuro, anche perché sono 30 giocatori, restano 14 esatto, partite. Proprio per questo. Sì, allora, chiaramente deve fare delle scelte. Evidentemente allora, questo è il segnale. Partendo da presupposto, vogliamo considerare, adesso stasera si è parlato di Macini, sì. Sembra che Macini sia il problema del Pescara. No, io sto facendo un discorso a carattere generale. Allora dico, c'è il giocatore più rappresentativo che non si rende conto del momento disastroso, drammatico che sta vivendo Pescara, continua ad avere atteggiamenti di sufficienza, non può più giocare, fuori. Certo. Basta. Certo. Quindi linea intransigente sposata durissima anche da Alessandro Alberti. Sentiamo cosa ne pensa Fabio, non mi pare sulla stessa linea. No, su questo punto di vista sono d'accordo, sottoscrivo, firmo e controfirmo quello che ha detto Alessandro. L'unica cosa che mi viene da pensare e vorrei aggiungere è che un allenatore che è appena arrivato, nel discorso che ha fatto Alessandro è giusto, non fa una piega, i Breda e gli Oddo hanno avuto tempo per valutare certi atteggiamenti. Io dico che un allenatore che è arrivato questa settimana, io se fossi allenatore, parlo sempre per me che sono seduto qua e quindi non conta niente quello che dico, avrei cercato in tutti i modi in questi giorni di prendermi Macin sotto la mia ala protettrice, magari me lo portavo anche a cena a casa mia e gli spiegavo questo e quest'altro, nel senso devi giocare in questa posizione facendo sacrifici, rincorrendo il play avversario, dando una mano in fase difensiva e poi mettendo a disposizione della squadra le tue qualità. Io avrei fatto questo nella prima settimana. Se poi la seconda, la terza, la quarta, tu, nonostante che io ti stia dando massima fiducia e considerazione, continui con il tuo atteggiamento, è chiaro che poi prediligo altri giocatori che mi garantiscono. Diciamo, scusa Fabio, è chiaro il tuo pensiero, diciamo che lui ha provato a spronarlo. No, perché ma lo non ha credo, Massimo, non no, credo. Perché anche con le dichiarazioni di ieri. Non credo. Secondo me. Secondo me. Vedi, io
No, dico a spronarlo perché non l'ha fatto giocare. Nel mio piccolo, gli anni che ho allenato, sì, in questi 6-7 anni, ci sono dei giocatori che non vanno spronati con questo atteggiamento. Ci sono dei giocatori che vanno coccolati, vanno fatti sentire importanti. Io ne sono troppi però in questa squadra, eh? Sì, però, cioè, però quei due, a vedere, lo so, però quei due o tre che possono farti la differenza, tu almeno la prima settimana lo devi fare, io questo penso. Poi è chiaro che se sono troppi e non fanno quello che dici tu, li fai allenare a parte, perché poi sono anche deleteri per, quindi, per il quindi gruppo. Praticamente, traducendo, anche se non hai bisogno perché sei stato chiaro, però secondo te, cioè, tu lo avresti fatto giocare questa sera dal primo minuto? Io cioè, è stata una punizione, ma Cin non lo ha, forse non lo so, avrebbe dovuto capirlo. Non lo so se non ha sortito gli effetti desiderati. Non lo so se è un messaggio che ha voluto dare alla squadra, non lo so se è una punizione proprio mirata verso il giocatore. Io dico solo che se mi fossi accorto che ha degli atteggiamenti sbagliati e non fa quello che dico io, probabilmente io ieri sera l'avrei portato a cena a casa mia e l'avrei fatto dormire con me, e oggi gli avrei dato la possibilità di esprimersi al 100%. Se poi non l'avesse fatto, chiaramente facevo altre scelte. Scusa, ma a te quando un allenatore ti metteva in panchina, poi entravi e davi il 200% in campo, no? Sì, ma lo facevo, cioè, lo facevo a prescindere, immagino. Perché era la mia, comunque era un mio modo di essere, un mio modo di vedere il calcio. Probabilmente Machin è un giocatore un po' altezzoso, un po' presuntuoso, un po' sui generis. Allora se ce l'hai, devi cercare di renderlo partecipe, di farlo sentire una prima donna, questo sto dicendo io, se no lo fai allenare, certo, con la primavera e rinunci e giochi soltanto con i giocatori, come si suol dire, con i portatori d'acqua e con gli operai. Vedremo allora quello che succederà. Questo è il consiglio di Fabio Ferraresi a Gianluca Cassadone, che naturalmente non ha bisogno di consigli, no, però si parla così, giusto per commentare questo ingresso in campo di Macini, che effettivamente ha destato più di una perplessità, soprattutto per le soluzioni, no? Provate in questi due calci di punizione che ha tirato, insomma, sono state soluzioni che hanno lasciato un po' perplessi tutti però qua. Adesso non è che dobbiamo avere un plotone di esecuzione nei confronti di Macini, perché no, le osservazioni che stiamo facendo sono molto più profonde, caro Massimo. Perché oggi, se mi consenti, faccio una domanda io a te. Oggi, se non avessi visto la classifica, ti sembrava potevi pensare che il Pescara era ultimo in Serie B e il Frosinone era una squadra... Ma io veramente il Pescara che gioca così l'ho visto con Breda tante volte. Sì, cioè, ragazzi, però a me non è che qua si sbaglia. Cioè, sì, allora, oggi ha fatto una partita difensiva. Allora, la sintesi è questa, e che è un po' quello che ha detto Grassadonia. Pescara ha fatto una partita difensiva, voleva pareggiare, ci è riuscito, ha concesso poco. Bravo, è stato bravo il Pescara a concedere poco nulla. È chiaro che deve migliorare nella fase offensiva. Ma sotto questo punto di vista, io però attenzione, no, perché ho sentito anche qualcuno dire: però non si è giocato, si è giocato meglio rispetto alle ultime partite, si è giocato più o meno alla stessa maniera. E vorrei ricordare che Breda ne ha fatti 12 di punti. Senza i 12 punti di Breda, questa squadra sarebbe già retrocessa. Quindi, insomma, bisogna essere anche obiettivi e onesti. Perché Breda ha fatto male le ultime 6, però ne aveva fatte le prime 8. Quante volte bene, anche in questa trasmissione abbiamo sottolineato che ci vuole un senso di appartenenza? Certo. Si è parlato spesso dei prestiti, che non vuol dire e non vuol dire niente. Bisogna che quando si gioca, anche se l'allenatore ti fa giocare 5 minuti, devi dare 150%. Sì, non c'è più tempo a Pescara per fare discorsi, forse magari domani, forse non si sa. Basta, adesso chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ma infatti. Dice bene Fabio che se c'è il giocatore talentuoso cerchi di coccolartelo, però deve essere anche un quoziente di intelligenza tale da comprendere che ci sono dei momenti in cui tu ti devi mettere al servizio della squadra. Certo. Mi dispiace. Su questo non posso essere assolutamente magnanimo, cioè ci vuole il pugno rigido, perché se no non se ne viene fuori, magari non se ne verrà fuori perché una parte di anche campionato, perché non c'è più tempo, è quello il problema di fondo è quello. Sono che d'accordo. Oggi avessi perso la partita avremmo fatto un altro commento e arrivavi un'altra meno una partita alla fine. Adesso oggi si è preso un punto, speriamo che in futuro il Pescara migliori. Poi se dovesse essere il trend lo stesso, no, lo si critica il Pescara. Io dico per come però l'ha messo,
ci vuole anche un po' di lealtà proprio, credo, perché questa è una questione di lealtà sportiva, perché se io sono un giocatore più bravo e mi comporto in maniera scorrente, innanzitutto manco di fiducia al gruppo, questo è l'ABC, nello stare, non c'è stare dubbio dentro un gioco di squadra. La partita che doveva fare il Pescara a Frosinone, non ci sono dubbi, è chiaro che bisogna migliorare nella fase offensiva, Bocchetti chiede più coraggio. Non è stata la partita preparata, mi pare che abbia detto una cosa del genere, no? Perché era stata preparata una partita con più coraggio. Mi sembra di risentire un po' le parole di Breda delle ultime partite, no? Avevamo provato delle cose, poi non sono state fatte, ma insomma non era affatto facile per Grassadonia, ripetiamo, non ha la bacchetta magica. Grassadonia allena da 5 giorni, da 6 giorni questa squadra che ha tanti problemi, peggiore attacco, peggiore difesa. Lo ricordiamo, perché i numeri poi non mentono mai: 41 gol subiti, 18 gol fatti, peggior attacco e peggiore difesa. Ha fatto meglio per quanto riguarda i gol il Cosenza, uno in più del Pescara. Per quanto riguarda le reti subite, ha fatto peggio nessuno, perché la peggiore difesa, un gol in meno Lentella, 39 o 40. 40 gol subiti da Lentella, 41 dal Pescara. Adesso ci siamo arrivati. Quindi, insomma, la situazione è quella che è, con 14 sconfitte al passivo. Questo è il terzo pareggio esterno dopo quello di Pisa e di Empoli. Sono 9 i punti totalizzati lontano dall'Adriatico. Insomma, i punti sono 18 in classifica. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una squadra che ha tante difficoltà. Una squadra che era stata rimessa in piedi, lo ribadiamo, da Roberto Breda, dopo 7 sconfitte nelle prime 9 giornate, 12 punti nelle prime 8 partite della sua gestione, aveva rimesso a posto tutto. Poi nelle ultime 6, purtroppo, il Pescara si è spento e si è incartato anche lo stesso Breda. C'è stato l'ennesimo cambio di questa stagione molto, ma molto negativa. Speriamo che Grassadonia possa, da questo punto ottenuto a Frosinone, riuscire a ottenere il massimo da questa squadra. Non sarà facile, però questo è un punto, ripetiamo, di ripartenza. Lo consideriamo di buon auspicio per il prossimo futuro. Detto questo, ci fermiamo per pochi istanti, linea alla regia, e poi chiuderemo terzo tempo live. Come si dice, finché c'è vita c'è speranza, però è chiaro che Grassadonia, io non so se immaginasse un altro tipo di esordio, perché era pure difficile, no? Ipotizzare un Pescara intraprendente, coraggioso, rispetto alle ultime partite in cui purtroppo si era spento. Cioè, io non me l'aspettavo, francamente non me l'aspettavo. Mi aspettavo un Pescara ordinato, così come l'ho visto. Certo, con un po' più di coraggio, sempre questa parola torna in auge, però il coraggio purtroppo te lo devi anche costruire. Cioè, il coraggio non è che viene da sé, il coraggio viene anche attraverso un'organizzazione, Fabio. L'organizzazione però la trovi col passare del tempo. Purtroppo Grassadonia non ha molto tempo, e questo è il punto. Io credo che, al di là dell'organizzazione tattica, come dici tu, e sono d'accordo, il coraggio sia sinonimo più vicino di personalità. Personalità la danno in una squadra di calcio i giocatori più tecnici. Anche più tecnici. Io non lo so se ho giocato 15 anni per perdere tempo, può darsi pure che chi allena adesso è... Cioè, tu non avresti rinunciato a Val di Fiori? No, io per Massimo esempio. No, questo... voglio dire che in 15 anni che ho giocato a calcio, nelle situazioni in cui ero in difficoltà, davo la palla, ti posso fare dei nomi, ai vari Mitri, se te lo ricordi, sì, come che no. Era un trequartista di Orazio Mitri, di grandissima grande tecnica, giocatore. Davo la palla a Dettori, davo la palla a Stroppa, cioè davo la palla ai giocatori di qualità, perché io nel mio piccolo... Con Stroppa ha giocato ad Avellino. Potevo fare qualcosina a livello di qualità, ma ero un giocatore tattico, un giocatore... Quindi sintetizzando, tu non avresti rinunciato a Val di Fiori, questo non mi stai dicendo? Non avrei rinunciato, non rinuncerei mai a un giocatore che possa fare la differenza tra le linee, che può essere Macini, può essere Maestro, e sicuramente Val di Fiori, quello ti voglio dire. Però, scusa. In 15 anni di calcio davo la palla al giocatore più tecnico e dicevo fammela vincere, e poi l'allenatore... poteva inventarsi qualsiasi schema, a parte Zeman, che grazie ai suoi schemi andavamo a 3.000 all'ora, ma negli altri 15 anni di carriera le partite le hanno sempre vinte i giocatori e mai gli allenatori, io questo penso. Lui ha detto una cosa giusta, lui ha detto una cosa giusta. L'anno scorso, se non ricordo male, si parlava che il Pescara, e aiutami se sbaglio, che il Pescara quando giocava a Palmiero era un Pescara che aveva delle sembianze un po' diverse, certo. No? Allora è vero
che i giocatori di qualità sono quelli che ti fanno girare la squadra, però è anche vero che se attraversano un momento di calo fisico o comunque che non si integrano col gruppo o con il sistema di gioco o che c'è comunque l'allenatore è anche chiamato a poter fare delle scelte diverse. Ora è evidente che Valdifiori, Buselato hanno due caratteristiche che sono ovviamente... No, però scusami se ti interrompo Alessandro, in questo caso Valdifiori secondo me ci sta pure che stia fuori, perché tu cerchi di intraprendere un altro tipo di gara buttando la palla avanti e accorciando. Io parlo più che altro di... È mancato il contributo delle mezze ali, diciamola di Mazzini, tutta. Parlo di Maestro, parlo esatto. Di giocatori che tra le linee ti possono fare un tiro, una palla dentro. Valdifiori possiamo anche... E in questo caso lasciar perdere, perché ci può stare la scelta che ha fatto lui. Parlo di un giocatore tra le linee, un giocatore in avanti che possa determinare. Cioè, in un 3-5-2, vediamo un attimo la schermata, regia. Mi rivolgo ancora a Danilo Cinquino, che ringrazio e saluto. Poi magari leggeremo anche qualche post della pagina Facebook Retratto Sport. In un 3-5-2 è chiaro che devono essere importanti per la fase di costruzione. E ancora di più per la fase propositiva deve essere importante il contributo degli esterni, ma anche delle mezze ali, perché se le mezze ali non si buttano mai dentro e giocano palla addosso, io mi ripeto, però purtroppo è così, non attaccano mai lo spazio, non assecondano mai un movimento, è difficile. Sì, dici bene, però può darsi che non siano neanche in una grande condizione fisica, è quello. Allora vedi, aggiungi un altro elemento. Ma ci sono dei problemi, ma Massimo, ma se Pescara è ultimo in classifica, ci sono tutta una serie di fattori che si legano l'uno con l'altro, cioè ne abbiamo parlato tutto il girone di andata, hai ragione che Tabanelli si dovrebbe inserire come faceva Lecce con Libera, sono d'accordo con te, ma se in questo momento non fa fatica, tra altre cose De Sena l'ha sostituito, sì. Drudi ha giocato poco, è stato sostituito, state dicendo... No, De Sena non è stato sostituito. Come no? No. De Sena è stato sostituito. Mi sembra che sia entrato Maestro. Comunque Drudi Maestro al posto di Odgar all'89esimo. E De Sena mi sembra uno delle due mezzali, mi sembra che sia stato sostituito. Ma Cinna al posto di Tabanelli. De Sena è rimasto in campo. Tabanelli. Non vado errato, però evidentemente anche loro non sono, ma era stato detto questo a gennaio, si sono presi dei giocatori che non hanno i 90 minuti nelle gambe. Quindi quelle cose che si auspica di poter vedere probabilmente adesso sotto il profilo fisico. E allora io ti faccio quest'altra domanda, siccome Bocchetti ha detto ci vuole più intensità, bisogna tirare la squadra avanti 10 metri, mi spiegate voi, chiedo anche a Fabio, come si fa se una squadra è composta da giocatori che non hanno 90 minuti, che devono acquisire il ritmo gara, con una difesa lenta come quella del Pescara, a farla stare molto, molto, molto in là, molto alta col baricentro, non molto, però 10 metri avanti col baricentro, un po' difficile, un po' complicato, Fabio, dai. La scelta di Busellato play potrebbe essere già un buon viatico, perché è un giocatore che ha nelle caratteristiche il fatto di accorciare in avanti, di andare in avanti, di accorciare il campo, quindi questa può essere una scelta che da qui alla fine dell'anno vedremo spesso e volentieri. Sì, ma devono accorciare pure i difensori. Io credo, Massimo, che per giocare un po' più avanti ci voglia fraseggio, ci si debba arrivare col gioco e non basta soltanto accorciare il campo e andare ad attaccare una seconda palla, perché poi la condizione fisica non te lo permette, non lo fa nessuna squadra, quello di buttare la palla avanti e andare a accorciare sempre. Anche l'Atalanta di Gasperini, no? Che abbiamo osannato tantissime volte qua, che fa un calcio molto particolare, un calcio sull'uno contro uno a tutto campo, però è una squadra che spesso quando recupera non cerca immediatamente la verticalizzazione, ha anche bisogno di ritrovare le posizioni, perché spesso i giocatori sono fuori posizione e ha bisogno di rifraseggiare, di giocare, perché poi è consapevole lui, che è un grande allenatore, che non si può fare quel gioco per 90 minuti. Ma io sono d'accordissimo con te, Fabio, però molte volte, non so se avete notato, no? Perché il Pescara ci arriva anche bene sino alla tre quarti, diciamo a 30-40 metri dalla porta, però poi non c'è nessuno che fa un movimento, non c'è nessuno che asseconda un passaggio. Ci arriva bene, Massimo, se la squadra avversaria decide che ti vuole aspettare. Come è successo? Qualche volta è successo oggi. Difficilmente, io mi ricordo col mister Zema, che lui considerava i palloni giocati utili soltanto quando tu ricevevi
oltre un avversario, e quindi nello sviluppo, nel fraseggio, ne avevi superato uno. Certo. Noi la riceviamo sempre sotto palla, nel senso che gli avversari sono già tutti... sono già sistemati, quindi organizzati. Cosa crei, certo, se non la ricevi? Se un quinto non attacca mai le spalle, sono d'accordo, di un terzino, e la riceve con ancora 9 giocatori oltre la linea della palla, cosa vuoi fare? Se poi non c'hai Machine, Maestro, Galano, che tra le linee ti saltano l'uomo e determinano? Certo. Niente. Certo, anche perché poi Busellato, che è bravissimo nella fase di interdizione, perché poi è aggressivo, ti fa salire anche la squadra, poi però ha i suoi limiti, perché non fanno parte queste qualità del suo DNA nella fase di costruzione. Si è visto anche un paio di volte oggi, no, quando... Per finire il discorso che sto facendo, se ti ricordi la Juve di Conte, io non sono assolutamente juventino, però mi ricordo tantissime volte che Pirlo lanciava l'Insteiner oltre la linea difensiva dell'altra squadra. Certo, certo. E dopo là diventa facile creare, no? Beh, vabbè, lì sì. Però insomma, sì, vabbè, tu adesso Pirlo hai citato... No, ma io non sto parlando di Pirlo, no, che capito, aveva una visione di gioco, chiaro, oltre la media. Sto parlando di un quinto che probabilmente su 20 volte che attaccava lo spazio la riceveva 3-4 volte. Certo, certo. Però in quelle 3-4 volte poi... Oggi c'è da dire, per esempio, Bellanova è mancato il suo contributo, anche se nel secondo tempo ha fatto quella scorribanda, no? Ha preso palla, era un po' un'azione solitaria, no? Non costruita. Lui, cioè, ha deciso di partire, ha fatto una bella azione. Diciamo che Bellanova si è annullato con Zampano. Lì proprio non c'è stata... cioè, la partita non è mai cominciata, perché Bellanova non ha fatto nulla e Zampano men che meno. Quindi è venuto a mancare il contributo di Bellanova a destra. A sinistra Masciangelo, l'inizio sembrava incoraggiante, ma anche lui poi piano piano è rimasto sulle sue. Quindi quando hai gli esterni che non spingono, che non affondano, diventa un problema creare qualcosa con questa squadra. Perché poi lì... è anche il problema che Bellanova sta giocando dall'inizio della stagione. Non c'è un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Tra altre cose, Bellanova fa ancora tantissimi errori. Certo. Io credo che la qualità del gioco possa migliorare solo attraverso il raggiungimento di una condizione ottimale, che sappiamo perfettamente che non ci poteva essere, sì, certo, alla fine del mercato, perché il mercato di gennaio di quest'anno del Pescara rispetto al mercato delle ultime due stagioni è stato roboante, perché i giocatori sono dei giocatori che ancora non hanno la condizione. Allora io dico, in maniera ragionevole, farsi anche un po' remissiva, che tutto sommato cercare di raggiungere la condizione facendo qualche puntarello e cercando di non perdere le partite, mi auguro che poi ci consenta di arrivare alla fine di avere un po' più di brillantezza. Mi sento di dire solo questo, perché le problematiche del Pescara sono stranote. Assolutamente. Adesso vediamo nella partita contro il Lecce, che secondo me è una squadra che dovrebbe, secondo me, la squadra più forte di questo campionato, perché davanti c'è tanto. Vediamo che atteggiamento avrà la squadra, soprattutto se giocherà sabato. Sì. Stasera si è giocato di venerdì, avranno 7 giorni per lavorare, recuperare, trovare ulteriori motivazioni. Secondo me questo allenatore, oltre alla qualità del gioco, deve soprattutto cercare di creare grandi motivazioni al gruppo. Io ne sono strasicuro, perché questo Pescara, con tutti i problemi che ha, perché ne ha tanti, sì, ha una grande carenza sotto il profilo proprio dell'unità di denti del gruppo e della fame. Lui deve essere bravo, e secondo me devono essere bravi. Eppure, anche Sansovini e Campagnaro, no, per carità, che lo quadio, perché devono cercare di dare una grande mano, anche perché sono dei leader, sono dei personaggi carismatici, quindi ci auguriamo che anche il loro contributo possa essere, come dire, palpabile, perché ne siamo certi. Anzi, secondo me è anche vero che la personalità tra danno i giocatori di qualità, però non la compri nel barattolo, no, al supermercato, no, diciamo, no, anche un'altra grande e verità. Comunque rimane sempre un punto interrogativo. Fino al 4 gennaio questa squadra aveva fatto il suo dovere, aveva fatto anche molto bene sul piano dei numeri, 12 punti in 8 partite con Breda, non perché io voglia tirare in ballo di nuovo Breda, però dal 4 gennaio in poi è successo qualcosa di inspiegabile. Inspiegabile, cioè il crollo che ha subito questa squadra, un crollo verticale, 5 sconfitte, un pareggio, è stato inspiegabile per quello che avevamo visto, non cose eccezionali sul piano del gioco che non si è mai visto quest'anno, però avevamo visto quantomeno una squadra, come dici tu, una squadra caratteriale, una squadra ordinata, compatta, che sapeva anche sfruttare le proprie occasioni. Io credo che la promozione di Sansovini e Campagnaro
debba essere letta come, come il fatto di avere due leader, due soggetti che con qualche giocatore ci hanno giocato. Ho capito. No, io questo ho capito, però non me lo spiego ancora. Fabio, secondo te che cosa è successo? Che poi è cominciato il mercato, due settimane di sosta ed è finito tutto. Perché comunque la strada intrapresa da Breda non era affatto negativa, cioè voglio dire, ma i risultati erano anche dalla sua parte. Massimo, l'unica spiegazione che credo sia plausibile, che penso sia successa, è il giocatore di oggi, il giocatore del 2020 è un giocatore diverso rispetto al giocatore quando giocavo io, un giocatore più consapevole, un giocatore che legge, che conosce, qualcuno ha già fatto i corsi, un giocatore che difficilmente riesce a prendere in giro proponendo una cosa e dandola per buona anche se non lo è. Invece ai tempi miei l'allenatore proponeva, tu dicevi di sì, non chiedevi i tempi di recupero, cosa stiamo allenando. Adesso il giocatore è un po' più attento, un po' più competente. E secondo me nella testa dei giocatori l'atteggiamento di Breda all'inizio ha sicuramente influito in modo positivo perché c'erano dei risultati e loro lo hanno seguito. Nel momento in cui quel tipo di preparare la partita non ha scaturito i risultati che erano venuti fino a quella domenica, il giocatore, specie i 6, 7, 8 più esperti, secondo me, hanno un po' rinnegato questa filosofia del non voler prendere e aspettiamo e ripartiamo, perché anche io, se fossi un giocatore, sicuramente alla lunga crederei poco in quello che mi propone l'allenatore durante la settimana. Dal martedì al sabato lavoriamo soltanto in funzione dell'avversario, prepariamo la partita sulle uscite sull'avversario, non prepariamo niente su di noi e speriamo che facciamo gol su una palla inattiva, su un calcio d'angolo, su uno... Alla lunga questo modo di preparare la gara, secondo me, nei giocatori più esperti stufa. Ha fatto sì che l'allenatore fosse meno credibile in quello che proponeva. Io questo penso. E non è una bella cosa quella che dici, perché secondo me il giocatore... Poi i risultati sì, sono... Sì, no, i risultati poi sono stati negativi, però il gruppo secondo me deve seguire sempre e comunque l'allenatore. Cioè, voglio dire, tu hai fatto... No, più che altro... Tu hai fatto 8 partite e 12 punti, 9 gol fatti, 9 subiti, hai rimesso a posto tutto. Che il gruppo debba seguire l'allenatore, Massimo, sono d'accordo. Secondo me è mancato qualcosina a livello anche di comunicazione, perché se fosse come dico io, e non lo è, può darsi che non lo è, però quei 6-7 giocatori più esperti potevano un pomeriggio chiamare il mister e dire: mister, ci andiamo a prendere un caffè e ti diciamo quello che secondo noi non è giusto, stiamo seguendo una linea che può darsi che non ci porta. Forse quello non è stato fatto. E perché non l'hanno fatto? Non lo so, ma io sto parlando per ipotesi. Questa è una supposizione. Ma lui ha detto un fatto gravissimo, Massimo, perché tu puoi anche non essere d'accordo con quello che dice il tuo allenatore. Però alla lunga, Alessandro, anche se come dici tu e Massimo, tu fai quello che dice l'allenatore, se non ci credi alla lunga qualcosa lasci. Se non ci credi pienamente qualcosa alla lunga, alle prime difficoltà, molli. Quello sto dicendo io. Non che loro abbiano giocato contro, ho capito, a livello inconscio. Contro dici. Quel modo di interpretare la gara. E che però, vedendo che ogni domenica c'era una difficoltà, probabilmente... Nel loro inconscio dice: vedi, c'avevamo ragione noi, quando non proviamo mai ad attaccare, sempre per ipotesi, Massimo. Vedremo quello che accadrà nelle prossime giornate. Ricordiamo, sabato prossimo il Pescara affronterà il Lecce con inizio alle 14, Lecce che invece giocherà il posticipo alle 21 con Cosenza domenica sera. Lecce che è una squadra formato esterno, vediamo un attimo la classifica, regia, e poi chiuderemo veramente. Lecce che in trasferta ha conquistato 19 punti frutto di 5 vittorie e 4 pareggi, ha perso soltanto 2 partite a Ferrara e a Brescia 3-0 all'inizio del campionato e a Ferrara qualche settimana fa 1-0. Ha avuto un andamento altalenante Lecce, perché all'inizio 4 vittorie consecutive, poi 3 pareggi e 2 KO, 0-3 col Pisa per esempio, poi 4 pareggi e 2 vittorie, a seguire sconfitta in casa con l'Ascoli 1-2, pari sempre al Via del Mare col Brescia 2-2, vittoria esterna l'ultima a Cremona per 2-1. Tra l'altro in evidenza lo spagnolo Pablo González, mi pare, comunque Pablo sicuramente classe 2001, ha segnato 4 gol. È una squadra cantera che ha... del Real. Come, scusami? Cantera del Real.
settore gioia del Real Madrid. Forte. Sì, è un bel giocatore, si sta mettendo in evidenza. Allora, il Lecce in questo momento è ottavo in classifica. Tra l'altro il Frosinone ha proprio mancato l'aggancio alla zona playoff. Ottavo posto, ultimo utile in chiave playoff, 35 punti, di cui 19 ottenuti fuori casa. Quindi una squadra formato esterno, una squadra che però insomma non ha trovato la sua continuità, pur avendo Corini un organico. Ha lasciato tanti punti proprio nei tempi di recupero. Sì. Nella partita di andata contro il Pescara, mi avevano chiamato anche dei giornalisti, sì, di Lecce. Io avevo detto che il Lecce sarebbe arrivato primo in classifica con parecchi punti di distacco dalla seconda. Poi hanno perso in casa 3-0 col Pisa. Col Pisa, se non ricordo male. Sì. Hanno buttato via delle partite proprio nei minuti di recupero. Però a mio avviso rimane. E poi hanno perso anche 2-1 con l'Ascoli. Hanno perso 2-1 con l'Ascoli, l'ho vista la partita. Hanno perso dei punti balordi per strada, anche se a mio avviso è un organico quello del Lecce, assolutamente di prima fascia. Poi si è fatto male a Japong, si è, sì, rotto il tendine, hanno preso il terzino destro che era Benevento. No? Hanno preso Maggio, svincolato. Maggio, quindi è una squadra che arriverà in alto. Però sai, il bello del campionato di Serie B è che poi non sempre i pronostici, sì, sono rispettati. Sono molto curioso di vedere il Pescara contro il Lecce e sono però fiducioso dal fatto che questo allenatore, se riesce a toccare le corde giuste dei propri giocatori, ci avrà un'altra settimana di lavoro, anzi ha guadagnato un giorno in più rispetto, certo, al Lecce che gioca domani. Quindi speriamo che il gioco delle mezze ali che tutti cerchiamo di auspicare, vediamo, possa arrivare con una condizione fisica che mi auguro che cominci a essere un po' più brillante. Nel mercato di gennaio Lecce ha preso Maggio, svincolato dalla Benevento, classe 82, ha preso Pisacane, un altro elemento esperto dalla Cagliari, in prestito, se non vado errato, classe 86, poi degli stranieri Hjulmand, centrocampista danese del 99, ha giocato l'ultima partita a Cremona, ha preso Yalcin, credo di aver pronunciato nel modo giusto, attaccante turco dal Beşiktaş, poi ha preso anche Nikolob, un macedone, un centrocampista del 98, insomma diverse operazioni di mercato ratificate dal Lecce, che aveva già un organico di primo piano. Tra l'altro può giocare Henderson trequartista, può giocare lo stesso Marco Mancoso, Akoda che è il vice capocannoniere del campionato, c'è lo stesso Pettinari, Stepinski, insomma chi più ne ha più ne metta. E poi l'ultimo arrivato, o meglio il giovanissimo del 2001 che abbiamo testé ricordato, della cantera del Real Madrid, quindi mi dicevi, sì, Fabio, che ha fatto 4 gol, Pablo, classe 2001, spagnolo. Mezzanotte 34, ci fermiamo qui. Io ringrazio, grazie, Alessandro, a voi. Alberti, grazie Alessandro, grazie a Fabio, grazie Ferraresi, a un saluto particolare alla nostra regia capitanata da Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio. Naturalmente ci vedremo lunedì per il consueto appuntamento con Solo Calcio. Grazie e buona serata.